Si è aperto. Ma guarda sto coglione che ha perso i ferri in autostrada e lì ci sono le macchine ferme. Ma chi cazzo ha perso i ferri? Qualche camion, boh. Ma figa se è pericoloso. Ah, mamma mia. Va bene, allora sono le 12, siamo in autostrada, da Como ci stiamo spostando verso Genova perché abbiamo deciso di fare all'ultimo minuto un'uscita in moto e abbiamo deciso di andare a vedere il passo del Penice, che non siamo mai stati. È un passo tra la Lombardia e l'Emilia, se non sbaglio, e nulla, niente. Domenica 16 giugno, ci sono 26 gradi, si schiatta, e nulla, adesso ci siamo fermati per benzina e un'oretta penso l'arrivo più o meno. Va bene, allora, mamma mia. Nulla, Maps ci ha fatto uscire a Castelnuovo Scrivia, o come si pronuncia, e nulla, una cinquantina di chilometri all'arrivo. Oh, non iniziamo, io seguo sempre sto coso, poi alla fine dove mi porta non si capisce. Ok, ma noi andiamo sempre per campi, non vedi? Cioè, se andiamo per campi non siamo contenti. Queste però sono le classiche strade che ti mettono una tranquillità in mezzo agli alberi, mamma mia, che figata. Comunque resto dell'idea che questa non è né una provinciale né una statale, perché Maps fa sempre quel cavolo che vuole. Allora, ritorniamo alla civiltà e rincrociamo e prendiamo la strada statale 461. Va bene, Maps ci ha fatto fare il suo bel giretto per campi come al solito e niente, si va. Va bene, allora una ventina di chilometri, avevamo superato prima il paese di Venice. Nulla, adesso stiamo facendo una fila di paesini uno dietro l'altro. Abbiamo però visto il cartello del passo, per cui siamo sulla strada giusta. Nulla, bisogna andare piano perché qua in ogni paesino ci sono sti velox che sono finti. Ma come fai a sapere se sono finti o veri? Madonna, che ansia! Nulla, dai, si va, non dovrebbe mancare più tantissimo. Nulla. Allora, niente, dunque, sembra che superato la cittadina di Varzi, si inizia a salire. Adesso la strada inizia ad avere un po' di pendenza, anche perché mancano 12 km, per cui mi stavo iniziando a domandare quando si saliva. Si sale, si sale. Oh, i vigneti. Non peraltro siamo nell'Oltrepò Pavese. Si sale, si sale. La pendenza inizia a farsi sentire. Cioè, neanche tanto, però si iniziano a vedere curve tornanti. Bene, saliamo. Ah.
Sì, alcuni tratti sono nuovi, in effetti. Non è male come salita. Anche i tornati sono belli morbidi, dolci. E comunque è una strada statale alla fine, per cui. A nuvoletta ci abbiamo. Bene, siamo a 500 metri, sì, dal passo del Penice. Va bene, l'aria si è rinfrescata tanto tanto. Adesso è scesa a 22 gradi, stando alla moto, segna 22 gradi, erano 26 prima di salire. Ma che bello qua, nel fresco del bosco. Inizio Emilia Romagna, quindi siamo arrivati. Monte Penice, a più 100 metri a destra. Eccolo qua, Passo Penice. Infatti stiamo uscendo, ma non è che segnato Passo Penice. Quindi Eragiamo è già nel comune, nella regione Emilia Romagna. Oh, che bello, c'è anche il barrettino. Minchia, c'è qualche moto? C'è giusto un paio di moto. Che figa. È un passo molto gettonato. Federazione Motociclistica Italiana, città di Bobbio. Allora, intanto arrivo in moto. Dunque, adesso però vogliamo scendere da Bobbio, però prima vogliamo salire a vedere qua il santuario della Madonna del Monte Penice. Vedo che ci vanno diverse macchine, diverse moto, oddio. Vediamo com'è. Santuario. Per cui saliamo ancora un pochettino e vediamo cosa c'è qua sopra. Sì, c'è la vetta. Ah, qui sono dei bei tornantini, eh. Va bene. Si va su, si sale ancora, si va su un poco, eh. Tanto, eh. Ah, va dov'è? Su là. Ma che roba. Ce n'è di strada, eh.
grandi immancabili ciclisti. Mamma mia, mamma mia, io un po', vabbè. Ustia, si va giù l'asfalto qua. Non è per niente bello. Sì, qua c'è un discreto panorama. Mamma mia, spettacolo. Non è bellissimo per salire. È un bel pezzo, eh. Spettacolare. Parcheggio auto e moto. Perfetto, portiamola lì. Alta via Valle Staffora. Bello. Anche molto panoramico. E qui in cima c'è anche la stazione dei carabinieri. Va bene. Quindi siamo saliti da questa stradina qua, quindi penici lì dietro. Siamo saliti un poco ancora. Siamo al passaggio, intanto andiamo giù. Non voglio... Va bene. Lasciamo il santuario. Comunque ne salgono di moto, mamma mia. È il tempo, ma che palle, niente, dai, adesso iniziamo a scendere. E va bene, siamo riscesi dal santuario e adesso prendiamo per Bobbio e scendiamo dall'Emilia. E poi prenderemo l'autostrada. Qui è sempre incasinatissimo. Mamma, io non avrei pensato che sto passo fosse così frequentato. Va bene. Sì, sembra più bella di qua. Non lo so, abbiamo appena iniziato a scendere. Sì, scendere di qua verso Bobbio è molto più bella. Sassi Neri, Bobbio. Sì, beh, tutt'altra strada. Qui mi fa molto più pensare in effetti una strada statale. Salendo la Lombardia non è proprio uguale. Ma che panorama giù. I papaveri. Bella discesa di qua, molto larga, non ci sono tornanti chiusi. Mamma che spettacolo il panorama. Bobbio.
Mamma, ma che panorami, ragazzi. No, aspetta. Non so che roba. Cioè, tre poi è uno spettacolo. Dai, via. Bobbio. Bobbio capitale, beh, adesso non è che insomma mo esagerano, eh. Va bene che sarà bella Bobbio, però. Allora, siamo a Bobbio. Ci sono un paio di moto anche qua. Però noi adesso rientriamo subito, cioè rientriamo. Andiamo a strada del ritorno. Dobbiamo ancora fermarci a mangiare, oh. Sono già anche le 3. Città di Bobbio. Mettere magari anche il navigatore, perché io sto andando alla cazzo come sempre. Trebbia. Allora, sono le 3 passate. Siamo in un comune che si chiama Rivergaro. Va bene, è nulla. Siamo fermati a mangiare qualcosa qua sotto all'ombra. Siamo praticamente in una rotonda, cioè, di questo paese. Niente, lì c'è la moto. Dov'è? Eccola lì. E nulla, praticamente riscendendo dal passo non siamo riusciti a trovare delle aree picnic come c'erano invece salendo dalla Lombardia. Vabbè, non siamo stati lì a cercare più di tanto, abbiamo trovato questo posto all'ombra, ci siamo fermati a mangiare qualcosa, perché ripeto, sono le 3. E nulla, adesso saremo 140 km da casa. Destinazione Piacenza, praticamente prendiamo l'autostrada e la via del ritorno, insomma. Va bene, questo è il quanto. Benvenuti nel traffico delle autostrade italiane. Madonna, ma che palle! Ma io mi domando se è normale sto benedetto traffico. E cosa facciamo a fare autostrade se andiamo poi a 40 all'ora? Mamma mia, e ci sono 31 gradi, porca miseria, cioè ci stiamo arrostendo, cioè, ma è allucinante il traffico, allucinante.